Signori, è il momento della verità, uno dei tanti. Allora, abbiamo la Roma fra un paio di giorni, ritorno di semifinali di Coppa Italia, una Coppa Italia che stiamo sudando in maniera incommensurabile quest'anno, inconcepibile. Ogni partita è un incubo, l'andata l'abbiamo perso 1-0 senza neanche ben capire per quale motivo, e adesso ci si gioca il ritorno. Un ritorno che si fa senza Ugo, benissimo, vai a casa, vattene a casa Ugo, vattene a casa. Che si fa senza Ugo e sarà complicatissimo. Perché accetta la richiesta, va bene. Problema di meno. 400 panchine. Facciamole valere. Queste 400 panchine. Allora, io ho optato per una formazione tipo oggi. Il turnover lo faremo con l'Inter. Chi se ne frega. Preferisco perdere punti in campionato e aver tempo poi per recuperarli dopo. Piuttosto che giocarmi il triplete potenziale. Ogni anno non si riesce mai a centrare questo triplete. Ce la faremo quest'anno? Non lo so. Credo di no. Onestamente la vedo malissimo, visto che ci siamo un pochino persi con un paio di cessioni forti. Anastasio non sarà dalla partita. Si parte dall'1-0. Squadra migliore possibile in questo momento con Infante. Così da avere un cambio importante dietro. L'unica cosa che farei è magari Van Claveren, ecco. E via. Allora, a noi ci basta l'1-0 per i supplementari. Con due gol si salta i supplementari. E noi siamo in una botte de ferro. Famo gli due gol il prima possibile. E chiudiamo la pratica. Spero che Natal riprenda dopo aver lasciato prima dell'infortunio. È un po' che bisogna recuperarlo. Ce la faremo. Boh, offensiva. Dai. Dai. Basta un golletto. Pressiamo di più. No, andiamo avanti così. Ok, supporto attacco, ok, via. Poi c'è uno dei giocatori che io detesto, tipo Mastro Pasqua. A vuoto. Mamma mia. Sono pure Cobra Kai, aia, niente. Due gol servono. Servono due gol. Ragazzi. Qualcosa si è rotto. E non sono i miei attributi in questo momento, anche se confesso che un po' li sento vacillare. Bravo Becchi. Si avrebbero due golletti, eh? Rigorino. E uno, dai. Dai. Campos. Il grande Campos. Dai. Ancora, subito, un altro. No, Moriba che si fa anticipare sull'uscita. Infante, la dà lunga per BB. Assist di Nunez, gol di BB, l'abbiamo ripresa. Allora, con questo risultato passiamo noi. Però, se ne famo un altro è ancora meglio perché poi devono farne due loro. Brutto, mamma mia, Mastro Pasqua maledetto. Ma esiste questo, veramente? Mamma mia, che dito in quel posto. Allora, primo tempo da paura, non vi rilassate, per carità. Amancio, qual è il problema? Credo in te, dai. Te sta a preoccupare. Non è successo niente, Amancio. Non te sta a preoccupare, Amancio. Voglio fare un altro gol per chiuderla. Non voglio parlarne più. Moriba stanco. Un gol passano loro. Niente. Mamma mia. Mancio mio, ma come cazzarola esci? Ma come cazzarola esci, Mancio? Ma come cazzarola esci?
La sindrome di Milenkovic gli è presa. Sto fottuto Mastro Pasqua, quanto lo odio. Dai, dai. Niente. Ancora. Dai. Niente, non ci posso credere. Allora, fermi. Moriba è stanco dentro Edmondson, abbassiamo Infante. Dai. Mi fa in città? Ma forza! Mamma mia, centrocampo distrutto. Metto dentro Bobby. Allora, aspetta un attimo. BB centravanti. Bobby dentro. Infante non si regge più in piedi. No, basta. Questi so, dai, 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 Bobby. Bobby, un gol che vale l'acquisto. Un gol che vale l'acquisto. L'acquisto, poi, l'ingaggio. No, vabbè, Nigans mio. Nigans mio. Dai, collabora, ti prego. O becchi! Nadal, Edmondson, becchi! Becchi! Ma perché non crossi, Pippa maledetta! Un minuto è finita, niente. Triplete pure quest'anno, famo l'anno prossimo. Eppure quest'anno famo l'anno prossimo. Guarda, guarda che roba, guarda che roba. Bella palla, Mikens, bella palla. Io l'anno prossimo li caccio via tutti e due, sia Miranda che Mikens, ne voglio più vedere. Maledetti. Maledetti. Gli dai un pallone giocabile a Firmino? Uno, non dico 20, uno. Mikens. Scitua. Una palla in mezzo. Ma vaffan... ma maledetto. 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 Che pippa! Vabbè, ti ripeto pure quest'anno, la famanno prossimo. Si sapeva, su. Si sapeva, si sapeva, si sapeva. Tristemente si sapeva. E pace. Che tocca fa? Che tocca fare? Che tocca fare? Oggi, oggi, guarda te se mandiamo tutto a quel paese, in una giornata sola. Mikens, maledetto. Ci ha avuto sui piedi 3-4 palloni giocabilissimi. Lui no. Lui... Fa il candreva dalla situazione. Tira a segno con i terzini avversari. Maledetto. Maledetto. Ho venduto pure curato per tenere sta pippa. Famo giocare un buono con l'Inter, guarda. Mamma mia, mamma mia. E complimenti anche alla coppia Correa-Van Claveren. Complimenti vivissimi a tutte e due. Senti, torniamo sullo schema canonico, eh. Campos e... Pessimo Nunez, pessimo. Voglio vedere se riesco a lanciare i BB trequartista. E vediamo un po' che succede da quel punto di vista. Con l'Inter gioca Edmundson. Lozano Juan, sì, voglio giocarla così. Con l'Inter. Natale, mezzala offensiva? No. Però proprio no. Ci manca una mezzala, ragazzi. A meno che non ci mettiamo a giocare col Carrillero. Dai, non posso far giocare questo, su. Carrillero, mezzala offensiva? Mi tappa? No, cambia niente. Vai, Miguez offensivo e col Carrillero. Sì. Natale non può farlo.
La mezzala non c'ha proprio neanche lontanamente le caratteristiche. Ma neanche lontanamente. Allora, io non sopporto più questo quartiere. Me ne devo andare, non ce la faccio più. Mamma mia. Ma tanto il giorno arriverà il giorno che me ne andrò da questo cesso di posto. Arriverà il giorno. Vabbè. Lui si scarica mai poi, questi. Lui, stanno tutto il giorno con la mano puntata su sto clacson. Non gli si scarica mai. Nel clacson nella macchina. Vabbè. Comunque, signori, siamo favoriti. Via. Evviva, evviva. Dai, dai. Dai, dai. Non possiamo perdere tutto in 3 giorni per Diana. Tutto in 3 giorni, no. Sì, palla per BB. Che come centravanti funziona. E come se funziona. E come se funziona. Sono tentatissimo di fare un cambio inaspettato. Ovvero BB centravanti, reinventarlo centravanti e inserire una seconda punta. Che potrebbe essere Nunez poi. O Brenner, ma avremmo lo schema completamente rivoltato, cambieremo un po' le carte in tavola. Mamma mia. Che rischio. Con calma. Che se vinci questa, le cose si mettono in una certa maniera. Dai. Calma. Ok, io comunque posso dire una cosa. Se m'ero tenuto Hannibal e non m'ero comprato Moriba, all'epoca forse si campava tutti meglio. Tutto che Moriba, per carità, ottimo giocatore, però. Natale, bravissimo. Bravo, Moriba che mazzitta. Fa così. Diretto al mister. Grande Moriba. Grande Moriba. Grande Moriba. Che è stanco, però il buon Moriba, e quindi noi a Moriba gli diamo un po' di riposo. Dai, supporto. Miranda lo mettiamo in attacco per tenere un po' lo spazio. Che tanto, adesso che noi siamo passati campionato, diciamo che vincendo oggi siamo abbastanza messi bene. Che siamo fuori dalla Coppa Italia, sicuramente faremo fuori il Tottenham perché tanto è scritto. No, Bibi, un po' di sano egoismo lì. Un po' di sano egoismo. Sci tua, Miguez. Vedi che quando ti va la sai crossare sta palla? Maledetto. Maledetto che non sei bravo, che si butta, che mestiere. Campos è stanco, anche lui. Proviamo un attimino a fare una cosa. Uomo d'aria. Forse centravanti e poi fuori Campos dentro. Infante. Ale. Bel 2-0. Se si chiudesse sarebbe una manna. Bebe. Sono 20. 20 per BB. Che giocatore BB. Come centravanti mi sa che rende, eh. Mi sa che rende un bel po'. Mi sa che rende un bel po' BB centravanti. Da provare col Tottenham. Assolutamente sì. Da provare col Tottenham. Qua. Bravo.
Bella partita. E BB, grandissimo. Punta di fama mondiale, ormai campione vero, 22 anni. Allora, dicevo, dunque, Anastasio, che non ce la farà mai, lo fa l'uomo d'area. Colpi di testa però un po' pochino. Brenner, colpi di testa 15, tu lo sai fare. Anche seconda punta pura. E Nunez, colpi di testa 12, uomo d'area. Potremmo provare a confonderli, eh. Faccio un po' di pretattica. Aspetto. Comunque, se non avessi avuto il problema economico. Ma come no? Ma come no? Sarebbe stato assolutamente fattibile il triplete quest'anno. Sarebbe stato fattibile. Dice BB che fa BB? Ah, bonus. Fatto che più assordi questo. Meno male, tra l'altro, perché almeno. Allora, i nostri acerrimi rivali del Dodenham. Maledetto Dodenham. Avremmo due coppe campioni in bacheca se non fosse per loro. Sì. Ma non voglio parlare di niente. Silenzio stampa pre-partita. 5 a 5 da Linara Brescia. Vabbè, qua me li vedo poi. I nipoti ci credono, eh. Si fa presto a dire io ci credo. Si fa prestissimo. Niente, Anastasio, manco oggi. Allora, io me la gioco così. Con col Carrillero e l'uomo d'area. Con Nunez dentro. E BB. Scambiati di ruolo, qua tutto a posto. Gioca Van Claveren perché Correa Van Claveren. Dai, tenuti fuori nella partita precedente apposta. Tapia si è ripreso. Brenner da portare per forza. Becchiamo Bono, ne basta uno. No, portiamone entrambi. No? E andiamo così. Aggrediamo subito all'andata. Famola finita. Sarebbe fondamentale vincere. Bene. Possibilmente senza subire. Possibilmente. 3-1 i tiri. Non si muove una foglia per adesso. 4 a 1 i tiri, 5 a 2 i tiri. Tielemans, aia. Mamma mia. A 4 i tiri, però ce l'hanno sempre loro la palla. Noi tiriamo, non si sa da dove. Mamma mia. Vai BB, forza. No, BB. No, BB. No, BB. Tradito da BB. Tradito da BB. Non è possibile in uscita. Il più tecnico di tutti. Sbaglia l'appoggio, troppo moscio. Non è possibile. Ragazzi, ma porco tutto. Dai. Per Diana. Sei rincoglionito pure Mancini, oh. Sei rincoglionito fuori gioco. Mi sei rincoglionito pure Mancini comunque, eh. Mo' male il fuori gioco che ci ha salvato la vita, però sei rincoglionito pure questo,
Con tutto il bene del mondo, ma Amancio, svegliate. Squadra stanchissima, non ce la fanno già più. Ma allora, uomo buono dentro per Miguez che non si regge più in piedi. Qui passiamo alla mezzala offensiva. Canonica e mettiamo dentro Infante. E poi Moriba e Edmundson non si reggono in piedi. Gioca Tapia come carrellare a supporto. Miranda che attacca. Uomo buono che supporta. Linea alta, fuori gioco. E pressing asfissiante. Dai. Tre cambi al 60esimo. Ma poi. Uomo buono. Ci salva la vita, uomo buono. Raga, c'hanno sempre la palla loro, però. Mamma mia, quanto ci sta di bene. BB, peggior partita della sua carriera, probabilmente. Che disastro, raga, che disastro. Ultima azione. Un pareggio avrebbe un peso incalcolabile. Però tu devi passare questa fottutissima palla, la devi passare. La devi passare quella palla. La devi passare, Infante, la devi passare quella palla. Con due uomini da soli la devi passare. Niente. Brutto brutto oggi. Brutto brutto. Pessimi. 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 Completamente pessimi. Allora, ragazzi, noi abbiamo adesso. Sta stagione niente, siamo sempre con troppe uscite. Sempre con troppe uscite. La vedo malissimo. Al 40 mi portano, ragazzi, cioè. Ragazzi. Ma oh, bene, quindi. Vabbè, tutto. Cioè, abbiamo litigato per un'ora per 4 milioni. Bene, io ho il 40% sugli incassi. Vabbè, mamma mia, che disastro. Dovremmo fare veramente. Io devo iniziare a pianificare la prossima stagione adesso. 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 Cercando di liberarmi degli ingaggi più grossi, tipo il prima possibile. E poi cercando dei giovani che siano un po' più forti e più economici. Sarà un'impresa titanica. 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 Veramente titanica. Stipendio netto. Stipendio netto. Brenner è quello che guadagna di più. Brenner, te devi andare. Mi dispiace. Te devi andare. Miguens, 8 milioni. Vabbè, tu li vali per ora. Nunez li vali. Miranda lo potremmo dare via, per esempio. Prendendo un terzino un po' più economico.
E già ce ne vedremmo un sacco di soldi. Ma McLaren costa pochissimo per quel che vale. Veramente pochissimo. Sì, bisogna trovare assolutamente un... No, la punta c'è. Però ne servirebbe anche un'altra, perché arriva quello slavo fenomenale. Poi ci arriva il difensore, quindi potremmo anche liberarci di un difensore di quelli che abbiamo, magari quello che costa di più, come centrale. Che magari non sia Correa che segna 10 gol l'anno, che sta modo terrei. Vabbè, comunque, da valutare un pochino di cose, in vista dell'anno prossimo, però dovremo alleggerire un po'. Se no, coi soldi non ce se fa. Ragazzi, io per adesso vi saluto, noi ci vediamo... Quando ci vediamo? Quando ci vediamo? Ci vediamo lunedì, con la live. Ci giochiamo tutto lunedì. Panico. Mi raccomando, vi aspetto.